Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Un saluto e ben trovati con l'approfondimento. I quindicenni italiani hanno scarse capacità nel gestire i soldi. Uno su cinque non sa proprio come si fa. La situazione è peggiore al sud. I ragazzi sono più bravi delle ragazze e gli studenti dei licei sono migliori rispetto a tutti gli altri. Il quadro, nel quale l'Italia consegue un punteggio medio di 476 punti, inferiore a quello della media OCSE 505, emerge dal rapporto OCSE-PISA presentato oggi, che misura il livello di conoscenze e abilità finanziarie degli studenti di 15 anni, che sono al giorno d'oggi necessarie per il futuro passaggio dal mondo della scuola a quello dell'università, al mondo del lavoro o a quello dell'imprenditoria. In Italia hanno partecipato 9.122 studenti, rappresentativi di un totale di più di 500.000 quindicenni. Lo studio evidenzia come la percentuale di studenti italiani in grado di risolvere i compiti più complessi, top performer a livello 5, in materie finanziarie, è meno della metà di quella registrata a livello medio OCSE, 4,5% versus 10,5%, mentre circa uno studente su 5 non possiede le competenze minime necessarie per prendere decisioni finanziarie responsabili e ben informate, low performer. Il 79% raggiunge il livello 2, ovvero il livello minimo. I ragazzi ottengono punteggi migliori delle ragazze e riescono a risolvere compiti più complessi e in percentuali maggiori, 15 punti di differenza in media. L'emergenza globale del coronavirus ci ricorda che la conoscenza finanziaria diventa ancora più importante nei momenti di crisi, quando è essenziale gestire bene risorse limitate e proteggersi dai rischi, fa notare Anna Maria Lusardi, presidente del Comitato per l'Educazione Finanziaria. Il comitato è al lavoro. Stiamo completando le linee guida dell'educazione finanziaria per i giovani, così che le scuole che vogliono insegnare questa materia avranno indicazioni su come farlo. L'indagine mostra che c'è un divario tra le aree del nord e quelle del sud. Gli studenti del nord-ovest e del nord-est ottengono risultati più elevati, rispettivamente 496 e 498, di quelli dei loro coetanei del sud e del sud isole, rispettivamente 455 e 448. I risultati degli studenti del centro, 481, sono inferiori a quelli dei quindicenni del nord-est e superiori a quelli dei loro coetanei del sud e del sud isole. Lo studio fa emergere anche differenze fra tipologie di scuole. Gli studenti dei licei con un punteggio di 508 ottengono risultati migliori di quelli che frequentano le altre tipologie di istruzione. Seguono i quindicenni degli istituti tecnici, 476, gli istituti professionali, 405, e la formazione professionale. Dimostriamo di essere un paese serio, che non nasconde le cose anche quando non sono positive. È però un compito ulteriore quello di servirsi di questi dati per provvedere al miglioramento, ha detto Anna Maria Aiello, presidente Invalsi. In media, nei 13 paesi OCSE che hanno partecipato alla rilevazione, poco più di uno studente su due, 54%, è titolare di un conto bancario. Quota che arriva a 9 studenti su 10 in Finlandia, 89%, e scende in Italia a poco più di 4 su 10, 44%, mentre poco meno di uno studente su 2, 45%, è titolare di una carta di pagamento o di debito, più di 3 studenti su 4 in Finlandia e in Estonia, rispettivamente il 78% e il 75%. 4 studenti su 10 in Italia, 41%. Più di una persona su due di 16-24 anni in Australia, Finlandia e Stati Uniti ha dichiarato di cimentarsi nel calcolo di prezzi, costi o bilanci almeno una volta alla settimana nella vita personale, poco più di 3 su 10 in Italia, 32%, e più del 40% in Australia, Cile e Perù effettua questo tipo di calcoli finanziari almeno una volta alla settimana in ambito lavorativo, meno di 3 su 10 in Italia, 25,9%. E almeno un ragazzo di 16-24 anni su 3 in Canada, Estonia, Finlandia e Stati Uniti effettua transazioni finanziarie su internet almeno una volta a settimana.